ogni città che si dice normale o meglio ancora con vocazione turistica ha un terminal bus degno di questo nome. Tanti collegamenti con varie parti d'Italia meritano ovviamente un adeguato luogo, una adeguata location, sede che appunto accolga questi mezzi di trasporto. Qui a Taranto, nelle adiacenze del porto mercantile, vedete c'è un terminal bus che è assolutamente abbandonato a se stesso, giace nel più completo degrado. L'amministrazione Menucci, in 4 anni e mezzo di disastro politico-amministrativo, non è riuscita a far nulla, anzi è riuscita a far peggiorare la situazione. Una zona, ripeto, completamente abbandonata, in cui la sicurezza pubblica è a rischio, ma una viabilità ovviamente molto ma molto rischiosa, perché si rischiano anche incidenti e scontri tra bus, perché non c'è appunto una circolazione ordinata e organizzata. Ma il clou della vergogna riguarda proprio il bagno. Scopriamolo insieme. Sapevate voi che il terminal bus non ha un bagno pubblico? Sì, purtroppo è proprio così. Il bar qui presente, privato, ha messo a disposizione dei cittadini il bagno, ma è un privato che lo fa. Ovviamente ha messo il lucchetto, il cittadino che ha bisogno va, chiede la chiave e appunto fruisce del servizio del bagno. Ma è inaudito che un comune non disponga di un tale servizio. Oltretutto il bagno ovviamente si sporca, nel bagno c'è un uso continuo dell'acqua. Purtroppo ci sono stati molti danni che vandali hanno appunto prodotto al bagno, e il povero titolare del bar ha dovuto riparare tutto a sue spese. Questo perché? Perché non c'è un bagno pubblico. È una vergogna, una vergogna. E bisogna a questo punto ringraziare il titolare, perché, come detto, a sue spese davvero tiene questo bagno pulito, un privato che rende un servizio pubblico. E la prova provata è che abbiamo incontrato qui un fruitore, un viaggiatore, viene da Cosenza, e cosa ci dice? Avevo esigenze di andare al bagno, ho dovuto chiedere il favore al barista, che cortesemente ha messo a disposizione il bar, il bagno. Giusto, giusto. Però non c'è un bagno pubblico. Non c'è un bagno pubblico, che questa è una cosa male per i passeggeri. Vergognosa. Vergognosa proprio. Questo bisogna dirlo all'ex sindaco di Taranto. Fate bene a fare queste pubblicità a questi sindaci. Devono andare a casa, devono sparire. Non si meritano di amministrare, non si meritano. Perché noi abbiamo anche in Calabria tutte queste male esigenze che ci sono. Ma non così come qui. Ma non come qua. Almeno vai, lasci 50 centesimi e ti fanno fare la pipì. Qua nemmeno. Io l'anno scorso sono passato e ho dovuto andare a fare la pipì fuori. E per completare, proprio alle spalle, sempre in aria terminal bus, guardate questa situazione di assoluto degrado. Qui purtroppo è diventato un orinatoio pubblico, proprio perché non c'è controllo. In questa città non esiste assolutamente la sicurezza, ma proprio non c'è l'ombra della sicurezza. Tanti motivi di degrado in questo terminal bus, che hanno una responsabilità enorme dell'amministrazione Menucci. Per questo mi candido sindaco di Taranto, perché, ripeto, dopo tantissimi anni di denunce da giornalista sono stanco. L'invivibilità urbana regna sovrana nella nostra città. Voltiamo pagina insieme.